Buongiorno a tutti, sono Tommaso Lisini dall'Università di Siena ed oggi vi presento questo lavoro intitolato Wearable Haptic Solutions to Deal with COVID-19 Pandemic. La situazione di pandemia globale che abbiamo vissuto negli ultimi mesi e che stiamo vivendo tuttora ha portato ad una riflessione sul ruolo che ha il contatto umano e l'interazione sociale nella nostra vita. In questo contesto, soluzioni tecnologiche che sfruttano il senso del tatto ricoprono un ruolo di primaria importanza. In particolare, lo sviluppo di dispositivi di tipo wearable, cioè indossabili, che sfruttano la tecnologia aptica, hanno un grande potenziale, in quanto si prestano ad essere facilmente utilizzati ed integrati nella vita di tutti i giorni. Le tre soluzioni che oggi vi presento sono pensate per dare un contributo circa tre aspetti legati alla pandemia, ovvero la riduzione del contagio, il mantenimento dell'interazione sociale, la promozione dell'esercizio fisico. La prima soluzione di cui voglio parlarvi è quella sviluppata all'interno del progetto No Face Touch. Questo progetto nasce dal voler contribuire alla riduzione della diffusione del virus, aiutando le persone a porre più attenzione sull'osservazione delle norme igieniche. Uno dei meccanismi di trasmissione è infatti la contaminazione attraverso l'autoinoculazione, cioè il trasporto di materiale infettante da un punto all'altro del corpo. L'esempio più rappresentativo di questo meccanismo è il portarsi le mani alla bocca dopo aver toccato superfici contaminate. Questo movimento è spesso involontario e automatico e per questo motivo risulta necessaria una soluzione tecnologica in grado di rilevare il movimento ed informare il soggetto prima che il tocco avvenga. No Face Touch risponde a questa esigenza, presentando una soluzione semplice da implementare, facile da distribuire e pronta all'utilizzo. Il sistema, come si vede nella slide, è composto da uno smartwatch, un'applicazione Android ed alcuni magneti che possono essere attaccati ad un accessorio da indossare vicino al viso, come ad esempio una collana. Un accelerometro ed un magnetometro permettono di rilevare l'avvicinarsi della mano al volto e di generare una vibrazione a scopo deterrente. Risultati sperimentali hanno rivelato l'efficacia del sistema proposto, dimostrando anche il suo impatto nel ridurre il numero di tocchi del viso e la loro durata. Grazie ad una nuova versione dell'algoritmo, che è ancora in fase di sviluppo, sarà possibile ottenere lo stesso effetto anche senza l'ausilio dei magneti. In questo caso, il movimento sarà riconosciuto da una rete neurale. In questo video si può vedere il funzionamento del sistema. Il semaforo in alto a destra indica il rilevamento del contatto. Quando il semaforo diventa rosso, una vibrazione generata dallo smartwatch avverte l'utente. La seconda soluzione si chiama Remote Touch. L'isolamento sociale a cui siamo stati sottoposti nell'ultimo periodo ha reso indispensabili i sistemi di videoconferenza, sia per il ricongiungimento sociale che per riunioni tra colleghi. In questo contesto, essere in grado di fornire stimoli tattili, efficaci e attraverso dispositivi leggeri e economici può aumentare significativamente l'immersività delle interazioni remote. Remote Touch stabilisce una comunicazione tattile tra due persone attraverso l'utilizzo di un guanto sensorizzato da una parte e un dispositivo tattile dall'altra. In questo modo, la forza di contatto misurata durante l'interazione viene ricreata a distanza. Lo stesso concetto può essere quindi esteso ad altri tipi di stimoli, arricchendo le interfacce utilizzate, con ad esempio informazioni su temperature e superfici. Remote Touch non è solo un sistema di comunicazione in tempo reale, ma può essere sfruttato anche come sistema per registrare le tante esperienze audio-visivo-tattili da riprodurre in un secondo momento. Queste esperienze possono essere condivise con altre persone, come accade per le immagini e la musica nei social network. Nell'immagine, riportata nella slide, si può vedere, per esempio, una madre che riproduce l'interazione con la figlia registrata in precedenza. L'ultima tecnologia di cui voglio parlarvi è quella utilizzata in applicazioni di social walking. A causa dell'aumento dei contagi in autunno, molti luoghi dedicati all'attività fisica sono stati chiusi. Uno degli effetti negativi di questa limitazione è che molte persone hanno interrotto l'esercizio fisico o hanno dedicato a questo molto meno tempo. La tecnologia aptica può fornire la possibilità di sentirsi vicino al proprio compagno di allenamento, anche se fisicamente distanti, creando una comunicazione attraverso il tatto. A questo scopo abbiamo sviluppato un sistema in grado di registrare in tempo reale la cadenza di camminata di un utente, che viene poi percepita da uno o più partner utilizzando delle cavigliere aptiche. La trasmissione delle informazioni avviene attraverso internet. Crediamo che camminare insieme dal remoto possa essere vantaggioso in due modi. Può motivare le persone sedentarie a fare una passeggiata sfruttando l'aspetto emotivo. Si pensa ad un nonno che sente passi del nipote che vive in un luogo diverso. Oppure il ritmo del partner può
può fornire all'utente un'opportunità stimolante per eseguire al meglio l'esercizio. Il sistema prevede due tipi di configurazione. Nel caso in cui la formazione sia composta da due persone, a ogni partecipante viene proposta la cadenza del partner. Se tre o più persone si trovano nel gruppo, ogni partecipante percepisce la cadenza media di camminata degli altri partner. Grazie per l'attenzione.